Ciao da Alex Onofri, in questo video voglio parlarti di un semplice trucchettino, praticamente, per apparire un pochino più strong, per apparire un pochino più efficace con gli altri ed ottenere automaticamente, non dico un grande guadagno, però come minimo non ottenere una perdita, ok? E qual è questo piccolo trucchetto strong rapido? È praticamente questo, è ridurre la nostra gratificazione automatica rispetto agli altri, cioè verso gli altri. Che significa una gratificazione automatica verso gli altri? Significa che molte persone quando vogliono ottenere qualcosa, fare una buona prima impressione, eccetera, cosa fanno? E praticamente ridono molto, sono molto affabili, fanno molti complimenti all'interlocutore e questo cosa porta a credere? Allora, se si esagera, quindi dico soltanto se si esagera, porta a credere che non si abbiano gli attributi giusti, la qualità, le competenze giuste per ottenere ciò che si chiede, ciò che si vuole, ciò che si vuole trasmettere. E perché questo? Perché pensandoci bene, sotto certi punti di vista, se si esagera nell'assecondare l'altra persona, nel sorridere, nel porsi in modo molto gratificante, se si esagera nel fare complimenti, nel fare apprezzamenti, eccetera, l'altra persona potrebbe alzare un muro di difese e chiedersi: ma come mai questa persona che ho di fronte, quindi voi, è così gratificante, così accomodante, mi asseconda così tanto? Non è che per caso vuole un po' raggirarmi perché ciò che mi sta proponendo non è di valore? Perché ha bisogno, cioè sempre una domanda che l'interlocutore si fa, perché questa persona, che siete voi, ha così bisogno di, diciamo così, essere esageratamente gentile? Forse ha paura di non apparire sicuro, di non apparire come qualcuno che propone qualcosa di valore, qualcosa di grande utilità, perché se ci pensate bene, se ciò che voi siete, proponete, chiedete, desiderate, eccetera, da qualcuno o no, da voi stessi quando vi proiettate agli altri, è qualcosa di indiscutibilmente vantaggioso o piacevole, interessante, beh, allora non c'è questo gran bisogno di utilizzare delle tecniche, tra virgolette, manipolatorie, esagerando il sorriso, il modo di porsi, l'empatia e tutte queste cose qua. Basta mantenere un po' di sorriso di base, come sto facendo adesso, non è che rido con il sorriso fino a quassù, come fanno alcuni. Questo io lo chiamo l'effetto venditore. Arriva un venditore che ha tutto perfetto, che si è dato proprio con la brillantina, tutto perfetto, tutto pelo per pelo si è curato e praticamente arriva tutto sorridente, saluta tutti, energia che schizza da tutte le parti e tutti capiscono che è un venditore o un rappresentante, un promoter, roba simile e quindi tutti alzano un muro difensivo perché non vogliono farsi, diciamo così, rapire da questo diavolo di venditore, perché spesso viene visto così il venditore, uno che rompe le palle, che intorta, eccetera. E quindi tutto questo essere piacevole, positivo, interattivo, gratificante, sorridente e roba simile viene a penalizzare fortemente l'obiettivo che è quello invece di creare una cosa efficace, efficiente, quindi ottenere ciò che vuoi o che vuole questa persona. Quindi questo tip rapido per rendervi più strong è semplicemente smettere di ridere tanto, quindi di ridere troppo, smettere di essere troppo gratificante, quindi smettere di essere troppo assecondante. Siate gentili, cordiali, cortesi, anche più della media, però leggermente più della media, però mai troppo, perché ciò che voi proponete, o anche se siete voi stessi, deve essere il vero elemento che conquista quella persona o le idee, i pensieri, le azioni di chi o cosa volete. Ok? Da Alex Onofri, per questo video un po' strong, rapido, è tutto. Ci vediamo alla prossima. Se ti interessa accedere a tutti i miei contenuti quotidiani, aggiungimi a Facebook. Trovi il link nella descrizione del video. Qui sotto troverai pure dei link da cliccare per andare alla pagina con la lista di tutti i miei contenuti gratuiti.